Io saluto subito il nostro Valerio Rossi Albertini, il nostro fisico del CNR. Ciao Valerio, benvenuto. Ciao, grazie tante. Allora Valerio, fino adesso abbiamo parlato, anzi ci hai parlato di energie pulite, di energie alternative. Proprio per questo, vedendo un articolo di giornale proprio recente che trattava, mi ha colpito perché parlava proprio delle vecchie macchine a vapore di Trieste che verranno rimesse a nuovo. Davvero, una notizia interessante che è uscita recentemente, perché le macchine a vapore sono quelle che hanno consentito in pratica la prima rivoluzione industriale, e nel porto di Trieste delle gigantesche macchine a vapore che erano sostenute proprio dalla forza, ecco, stiamo vedendo in questo momento l'articolo, dalla forza del vapore. In pratica il vapore, la pressione del vapore si trasformava in forza di movimento che era, consentiva a queste macchine di azionare delle gru per il carico e lo scarico delle merci nel porto di Trieste. Adesso ritorneranno agli antichi splendori. Ecco Valerio, ho capito che siamo ad agosto, io qua però vedo oggetti più disparati che ci hai portato oggi, tipo per esempio una piscinetta per bambini. A cosa ci serve? Ci serve perché tante volte abbiamo chiesto ai nostri spettatori di farci delle domande, di dare dei suggerimenti, e stavolta è arrivato un suggerimento, una richiesta da una bambina piccola che incidentalmente è mia nipote Alice e che mi ha chiesto se, visto che stiamo parlando di energie pulite, il fuoco della legna è pulito, cioè dà energia pulita, e dice: e se sì, perché non ci facciamo andare le macchine col fuoco della legna? Allora, il concetto è, ovviamente da bambina non si può pretendere troppo, è ingenuo, però la domanda è opportuna in realtà, perché effettivamente con il fuoco è possibile azionare non delle auto, perché sarebbe poco conveniente, ma delle piccole barche, e la dimostrazione consisterà proprio in questo, di come col fuoco, non di legna perché per motivi anche di sicurezza qui nello studio televisivo non sarebbe possibile, ma con delle candele è possibile far andare una barca. E allora facciamola subito questa dimostrazione. Facciamo subito la dimostrazione. Allora, iniziamo ad attrezzarci, tra un attimo ti faccio vedere come l'ho costruita questa barca, ma si vede nella sua semplicità che è veramente molto essenziale. È costituita da una tasca, in pratica un piccolo serbatoio che adesso riempirò d'acqua, da due cannucce, quelle per i cocktail, e da una vaschetta per i cibi, assolutamente normale, che si trova al supermercato. Scusa, come farà a muoversi questa barchetta? Allora, il principio è semplice. Adesso io direi, mettiamolo in vasca perché ha bisogno di un po' di tempo per azionarsi, e poi vediamo proprio durante il suo movimento che caratteristiche ha il funzionamento di questo motorino. Benissimo. Ne ho fatte due, una più semplice, una un pochino più tecnologica, che devo all'aiuto di Sandro Rinaldi, il nostro bravo tecnico dell'Istituto di Struttura della Materia del CNR, che mi ha aiutato a realizzarla, e quella funzionerà probabilmente meglio di questa. Allora, come si fa? Allora, passo da questa parte, prego, e carico il serbatoio. Prendo con una siringa e riempio gli scarichi. Aspetta che ti aiuto. Sì, per favore, perché ecco, così sono... blocchiamo le cannucce, ah, che ecco sono qua. Talmente piccole. Sì. Allora, un'altra volta, c'è bisogno di farlo. Adesso la seconda. La seconda iniezione. Ecco qua, vedi, esce l'acqua dall'altra parte. Sì. Quindi è pieno. A questo punto si può mettere nella piscina. Vado nella piscina e prendo un sasso, una candela, e se mi prendi l'accendino... Serve anche l'accendino, giusto? Sì, per cortesia. Chiudo gli scarichi e lo metto in acqua. Allora, metto il sasso dentro per fare da contrappeso, per far planare, diciamo. E adesso accendiamo la candelina. Accendiamo la candelina. Ecco qui. No, non ci sono riuscita. Accesa. Perfetto, la candela è accesa e la mettiamo qua sotto. Perché? Perché ha bisogno di un pochino di tempo per azionarsi il meccanismo, e perciò ho voluto prima metterlo nella piscina e adesso far vedere qual è il principio di funzionamento. Scusa, dove prenderà l'energia la barchetta per dal muoversi? Calore della candela, dal calore della candela. Avrà bisogno di un minuto per azionarsi. Nel frattempo posso mostrare come è stato fatto, semplicemente con uno di quei recipienti per fare la barchetta e un altro recipiente uguale per fare la tasca, per fare il serbatoio, opportunamente tagliato con le forbici. Si ritaglia la parte interna e si può ricavare la tasca per farne semplicemente il serbatoio. Adesso voglio capire, Valerio, quindi come si muoverà quella barchetta. Adesso tra che un attimo messo partirà. Nell'acqua. Voglio far presente che non c'è bisogno di altro, perché il serbatoio non si svuota, non si scarica, per il fatto che quando dell'acqua è all'interno di un contenitore ed è rovesciato dentro un altro contenitore di acqua, come vedete, non scende.
quindi i bambini non si preoccupino, che è molto semplice azionare la barchetta. Allora, a questo punto vediamo se la scaldata a sufficienza. Sarà passato un minuto? Un minuto è passato, si può vedere qui, con la telecamera, se si può inquadrare, che iniziano a uscire delle bollicine dagli scarichi. Vedete? Escono sempre più frequenti. Sì, stanno uscendo, eccole qua. Non so se riescono a vederle anche a casa, però ci sono delle bollicine che stanno fuoriuscendo dalla cannuccia. Adesso, che vuol dire, Valerio? Che funziona così il meccanismo. La candela sta scaldando l'acqua all'interno di quella tasca, di quel serbatoio, si trasforma in vapore, il vapore viene espulso dagli scarichi e ad ogni volta che c'è un'espulsione nella parte posteriore, la barchetta avanza. Vedete, inizia piano piano a muoversi, sì. A muoversi inizia in avanti, guarda. Inizia a muoversi, guarda. Molto lentamente, ma molto lentamente perché il serbatoio avrebbe bisogno di più tempo per essere azionato. Questo è lo stesso principio che è stato utilizzato anche per scopi molto meno nobili e pratici durante la Seconda Guerra Mondiale. Le V1, le famose bombe volanti, erano basate sul medesimo principio. Era un pulso reattore, cioè piccole esplosioni che sospingevano in avanti una bomba nell'aria anziché una barchetta nell'acqua. Però esattamente nello stesso modo, come vedi, la barca si muove, si sta muovendo adesso, sì, è vero, avrebbe bisogno di un altro paio di minuti per arrivare al regime, certo, e poter navigare tranquillamente. Avrebbe bisogno, sì, però, di un altro pochino di tempo, Valerio, immagino però in il questo concetto, momento anche i bambini saranno rimasti incantati perché quello che vedere una barchetta così esorto con la candela. Se avete qualche minuto in più a disposizione, proprio sulla base di questo principio che stanno uscendo delle bolle da dietro, con più tempo a disposizione vedreste che la barca navigherebbe tranquillamente in tutta la piscina. E allora, grazie mille a te Valerio, soprattutto grazie alla tua nipotina Alice, che saluto. Salutiamo. Ciao Alice. Un bacio Alice. E adesso voltiamo pagina.